nei tempi più brevi e contro l'arrogante e antidemocratica decisione della maggioranza del Consiglio regionale. Con queste parole il comitato promotore dei referendum sulla sanità, bocciati nell'ultima seduta in aula di martedì 12 settembre, hanno espresso la volontà di procedere con il ricorso al TAR, ma non solo, associazioni e sindacati appartenenti al comitato referendario hanno annunciato anche un'azione rinominata di mail bombing verso il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, con anche 10 giornate dal 12 al 21 ottobre di manifestazioni sul territorio. Una decisione, quella del ricorso al TAR, che pare legittima anche allo stesso Fontana, che però resta contrario sulla natura dei referendum, arrivati a pochi mesi dalle elezioni regionali, in cui i cittadini, a suo parere, hanno avuto già modo di esprimere il proprio voto, preferendo anche sulla sanità la visione del centrodestra, in cui pubblico e privato hanno la stessa importanza. Un paese democratico è assolutamente legittimo che si facciano tutti i ricorsi che si ritiene di fare. La cosa che lascia un po' perplessi è che questo referendum sia arrivato 3 mesi dopo, 6 mesi dopo le elezioni, in occasione delle quali i cittadini si erano già espressi in maniera assolutamente chiara sulla scelta che volevano, perché se hanno votato per il centrodestra, che nel suo programma prevedeva questo tipo di sanità, mi sembra che l'espressione sia stata già fatta in maniera anche abbastanza chiara, quindi mi lascia perplesso, ma la democrazia è assolutamente tale per cui bisogna dare a tutti la possibilità di esprimersi. Non è d'accordo però il capogruppo in consiglio regionale del Partito Democratico Pierfrancesco Maiorino, che con parole dure risponde al presidente Fontana. Secondo il Democratico, infatti, con la bocciatura del referendum il centrodestra avrebbe messo un bavaglio ai lombardi per paura che si esprimano liberamente sulla sanità regionale. Maiorino poi non lascia spazio ad equivoci: per noi non finisce qui, continueremo a batterci per una sanità pubblica di qualità e accessibile a tutti.